nell'ambito delle numerosi convegni organizzati qui per il Festival del BioSalus edizione 2013. Siamo in compagnia del professor Sergio Raimondo. Il professor Raimondo insegna all'Università di Cassino discipline orientali ed è dirigente nazionale della Unione Italiana Sport per Tutti, WISP. In questa occasione ha trattato il tema condividere gli altri, empatia ed attività motoria nell'esperienza dell'WISP. Gli chiediamo qual è il ruolo dell'empatia nell'applicazione delle discipline orientali. Dunque, intanto, che cos'è l'empatia? Per empatia si intende la capacità di assumere il punto di vista dell'altro, quindi di assumere un valore, un linguaggio, un punto di vista appunto inconsueto, diverso da quello che sono le nostre abitudini, che spesso ci accecano, ci costringono e ci rendono incapaci di entrare in comunicazione sia con gli altri sia con l'imprevisto. Nel caso delle discipline orientali, con le quali, che è una nozione con la quale intendiamo un insieme di tecniche psicofisiche di provenienza asiatica, entro le quali comprendiamo le arti marziali, ma anche tecniche più votate direttamente al benessere come lo yoga, il qigong, le tecniche di meditazione o di manipolazione energetica, alla base di tutte queste discipline c'è l'assenza del dualismo, cioè della separazione, per esempio tra mente e corpo, oppure tra razionale ed irrazionale, cui invece siamo abituati nella cultura occidentale, tipicamente basata sulla logica razionale, almeno dalla rivoluzione scientifica del XVII secolo in poi. Quindi empatia è qualche cosa, proprio nella dimensione di accettare l'altro, capendo che ogni cosa ha un suo aspetto chiaro e scuro, maschile e femminile, yin e yang, appunto, per dirla con una nozione orientale, capendo questo si può anche intendere che gli opposti non sono necessariamente in conflitto, ma che al contrario possono essere complementari e quindi dar vita a dei processi di armonia, non di scontro. Nelle discipline orientali tutte si studia proprio questo, un approccio di questo genere. Nella sperimentazione pratica, quali sono i risultati che lei può apprezzare? Sono innumerevoli, perché quando parliamo di empatia, anche oggi è stato ribadito nel convegno, in realtà non esiste un ambito in cui non possa essere possibile l'empatia. Persino nel conflitto, mettiamo il caso della lotta politica, se non si assume il punto di vista altrui, l'efficacia dell'azione politica, secondo i miei fini, non esiste. Certo, in questo caso parliamo di un'empatia per sopraffare, per avere un'egemonia, non per entrare in comunicazione intima. Però ecco, negli effetti pratici, se parliamo delle discipline orientali, questo è un processo fondamentale tanto nell'autodifesa, per esempio, quanto nel combattimento sportivo, quanto proprio nel benessere. Imparare ad ascoltare l'altro non significa imparare ad ascoltare per forza qualcosa fuori da sé, ma anche all'interno di se stessi. Quindi, per esempio, conoscere le proprie paure, conoscere i propri limiti, conoscere le proprie ossessioni. Questo aiuta tanto appunto in termini di autodifesa quanto in termini di benessere, di crescita nel sé. Tra l'altro, neanche a farla apposta direi, ieri sera c'è stato un incontro, uno spettacolo sufi che ha avuto un successo di pubblico tra l'altro clamoroso da quello che ho potuto vedere, e il maestro sufi diceva proprio che tra ascoltatore e musicista
non c'è differenza. Ecco, questo è un processo empatico in cui proprio c'è, c'è una risonanza reciproca, in cui tuttavia l'aspetto dell'ascolto è più importante ancora. Nelle discipline orientali non è diverso, ripeto, sia che siano votate al combattimento, sia che siano votate a percorsi di benessere, di rilassamento, di elevazione spirituale. Grazie, molto interessante, la ringraziamo per queste dissertazioni. Grazie.